Con le parole si può anche giocare con intento ironico, artistico o solo per divertirsi. Clof, clop, cloc, cloffete, cloppete, clocchete, shh, e giù nel cortile la povera fontana malata. In questi versi del poeta futurista Aldo Palazzeschi, la fontana difettosa è diventata, attraverso un gioco di parole, una persona malata. E il ritmico cadere delle gocce viene paragonato a un succedersi di lamenti e colpi di tosse. Il poeta ha giocato sulla capacità di alcune parole di suonare, cioè di riprodurre suoni di oggetti, animali o fenomeni. Il testo poetico è quello in cui i giochi di parole e di suoni sono più frequenti ed evidenti. Questi giochi sono figure retoriche, cioè artifici, o meglio, costruzioni che modificano un messaggio tramite un uso insolito di parole, di suoni o dell'ordine dei vocaboli. Esse rimandano alla retorica, cioè all'arte della parola che veniva insegnata in Grecia a tutti coloro che dovevano parlare in pubblico. Il poeta è sempre attento a quello che dice e a come lo dice. Perciò in una poesia egli si concentra anche sulla musica generata dai suoni delle parole e spesso utilizza una figura retorica che si chiama onomatopea. C'è un breve gre di ranelle, dice Giovanni Pascoli nella mia sera. E gracidò nel bosco la cornacchia. Sempre Giovanni Pascoli nella pioggia. Sono parole che suonano. Quando noi le pronunciamo ad alta voce, magari ad occhi chiusi, queste parole magicamente richiamano in noi immagini, azioni, sensazioni, stati d'animo. Anche nei fumetti si incontrano tanti onomatopee. Tu saig, singhiozzare. Tu gulp, deglutire. Tu boom, rimbombare. Sono verbi inglesi che ci fanno capire il senso delle vignette anche senza conoscerne il significato. Il poeta utilizza spesso i meccanismi tipici dei giochi di parole, ripetendo e combinando parole e suoni per creare effetti singolari, ma anche ricollocano le parole all'interno di un periodo per fargli assumere un significato più ampio. Per Dante la selva è selvaggia e aspra e forte. E l'accostamento progressivo dei tre aggettivi corrisponde ad un'altra figura retorica chiamata climax. Le figure retoriche di significato permettono anche di alterare e caricare di nuovi valori il senso logico delle parole, grazie ad accostamenti inconsueti tra parole e concetti. Un esempio è l'ossimoro che usa Petrarca quando scrive «Questo mio viver dolce e amaro».